organizzato da Palazzo Ducale in collaborazione con l'Università di Genova e di Trento, e curato dalla professoressa Caterina Mordeglia, latinista e medievista. Il tema è lungo quanto la storia dell'umanità. Le relazioni, i rapporti fra uomo e animale stanno sui primi dipinti murari o sui sarcofagi di migliaia di anni fa. Dunque, in questo ambito la scelta della professoressa Mordeglia è caduta sulla possibilità che gli animali comunichino con noi e quindi sul possibile linguaggio che noi attribuiamo agli animali. Allora, qualche flash su questo, sui modi di questo rapporto si può offrire, come oggi, dal punto di vista scientifico-sociologico, ed è un dialogo Mordeglia-Giorello, o come la volta prossima sarà una lettura di carattere artistico-musicale in dialogo tra Roberto Iovino e Paolo Isotta, che è l'ospite. Ancora, il terzo appuntamento prevede un'analisi più filosofico-letteraria con Nuccio Ordine, incalzato dal filosofo Michele Marsonet. L'ultima puntata è quella in cui non ci saranno parole, ma ci saranno disegni. Verranno Bob Staino e Silver, che è l'autore di Lupo Alberto, e con una lavagna disegneranno in diretta per voi, questo è aperto anche ai bambini naturalmente, coordinati da Caterina Olcese e Caterina Mordeglia, la loro idea di animale parlante, che molti ben conoscono frequentando i loro fumetti. E anche il dialogo di oggi ha a che vedere e parte dal fumetto. Il professor Giorello è autore di un bel libro, La filosofia di Topolino, che è un bestseller, e Caterina Mordeglia è autrice di molti volumi di edizioni di favole medievali che ha personalmente scoperto analizzando i codici, e c'è un rapporto tra le favole e i disegni, le miniature e le battute inventate dai monaci e dai copisti medievali e quello che noi oggi chiamiamo fumetto. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e do la parola alla curatrice Caterina Mordeglia. Grazie a Margherita Rubino per questa bella presentazione e grazie anche al professor Giulio Giorello per essere qui con noi. È un grande onore per noi averlo qua ad aprire il nostro ciclo sugli animali. Il professore è docente alla Statale di Milano, editorialista del Corriere della Sera e, come diceva Margherita Rubino poc'anzi, ha scritto tanti bei libri, tanti bei volumi, ma soprattutto ha scritto questo bel volume che è davvero diventato un bestseller per gli addetti ai lavori, La filosofia di Topolino. Questa è la ristampa del 2013, che trovate poi anche in vendita in fondo alla sala, ed è un volume molto particolare perché con grande capacità e anche con grande intelligenza il professor Giorello si è saputo muovere, come sempre nei suoi lavori scientifici, tra diverse discipline, accostando la scientificità alla leggerezza degli argomenti, e questa è una, devo dire, una sua grande dote. Cosa sostiene in questo libro, che è quello di cui approfondirà poi il discorso, non solo ma anche oggi, che Topolino è un grande filosofo, è un filosofo un po' sui generis evidentemente, ma dimostra con la sua sagacia, è un topo spesso un po' impertinente, non sempre sta simpatico, ma con la sua intelligenza, appunto astuzia, e con il suo approccio leggero anche alle situazioni della vita,
sa affrontare tutta l'esistenza e le situazioni con una sua precisa personalità. Di questo quindi lascerò parlare il professor Giorello, ma quello che invece è il mio compito da latinista, appunto, è farvi riflettere un attimo, perché io voglio parlare poco, su quello che è l'archetipo culturale di Topolino, perché Topolino e i personaggi dei cartoni animati di Walt Disney e dei cartoons in generale sono entrati a far parte del nostro immaginario dell'infanzia, ma anche degli adulti, e anche del cinema. Penso a tanti film disneyani, ma anche ai cartoons, penso ad Anna e Barbera, a Gatto Silvestro, a tanti personaggi animali. Ma tutti questi personaggi hanno un loro, appunto, background culturale che affonda le radici anche proprio nell'antichità. Come spesso accade, tanti fenomeni del nostro contemporaneo deriva tutto da lì e arriva da lì in maniera larvata, dissimulata, attraverso varie tappe culturali che oramai sono state metabolizzate, si stratificano nel tempo e a cui evidentemente non sempre riusciamo a risalire senza una guida. Ma penso che anche i non addetti ai lavori conosceranno, avranno forse letto le favole di Esopo e di Fedro. Esopo è il principale autore latino, e Fedro è il principale autore per la latinità di favola esopica. Si tratta di favole che hanno come protagonisti gli animali, che rappresentano in sostanza l'umanità e per questo motivo assumono il carattere umano, i difetti, i pregi, e nell'antichità la favola di animali era utilizzata proprio per una finalità morale. Quindi veniva utilizzata nelle scuole, venne utilizzata anche dai predicatori nel Medioevo, proprio perché attraverso l'utilizzo di protagonisti animali si creava in sostanza una empatia con il lettore o con l'uditorio delle prediche cristiane. E quindi il personaggio animale veicolava in maniera molto più empatica, più semplice, più efficace, un messaggio che di volta in volta poteva variare. Gli animali della favola esopica sono però animali che non hanno una loro identità. Sono animali che non hanno nomi, hanno delle loro caratteristiche per antonomasia, per cui la volpe è l'animale astuto, il lupo è l'animale vorace e così via, il cane è l'animale avido, l'asino è l'animale stupido, ma devono assurgere a un simbolo che proprio per la sua indefinitezza riesce a resistere poi nel tempo. Il passaggio che ci porta dalla favola antica, dove, ripeto, l'animale è indefinito, cioè assurge a un simbolo generale, alla favola poi invece moderna di La Fontaine nel mondo francese, nel 600 francese, ma anche poi al mondo contemporaneo, fino ad arrivare al mondo appunto dei fumetti disneyani, è come sempre il Medioevo. Il Medioevo assume sempre una connotazione di traghettatore di contenuti, di simboli, di archetipi che poi vengono trasmessi al mondo moderno e alla contemporaneità. In questo caso il Medioevo rielabora la favola antica in varie forme. Vi accennavo prima alla cristianizzazione che avviene nei sermoni da parte dei frati predicatori, ma il Medioevo crea anche un genere nuovo, che è il genere dell'epica animale. Questo genere crea in tutta Europa tutta una serie di testi molto importanti, che forse qualcuno di voi conosce,
sono le saghe di Renard la Volpe, per esempio, oppure le saghe del Lupo Isengrino. Sono dei veri e propri poemi epici che si diffondono nelle lingue nazionali e anche in latino nel Medioevo, in particolare nel Basso Medioevo, in tutta Europa. Cosa hanno di particolare queste saghe? Perché sono così importanti per poi cristallizzare questi archetipi animali nel tempo? Il fatto che l'animale della favola di Esopo e di Fedro inizia ad assumere una propria personalità. Per cui noi abbiamo innanzitutto un nome per questi personaggi e di conseguenza la volpe diventa Reinardus, diventa Renard, Reinhard nelle lingue invece del mondo germanico, ma è sempre un personaggio con caratteristiche ben definite e con una sua precisa personalità, proprio come accade in sostanza poi per i personaggi dei nostri fumetti. Quindi questo è la tappa culturale fondamentale per poter dire che effettivamente c'è un collegamento tra la favola antica e il nostro immaginario animale che abbiamo nel mondo poi moderno e contemporaneo. Questa è un'intuizione che ora, diciamo, vi ho sintetizzato in maniera molto semplice, ma è una conquista della critica che risale a qualche decennio fa. E per, diciamo, fare questo tipo di studi bisogna avere una competenza spesso trasversale come quella del professor Giorello, che riesce a padroneggiare vari campi. Bisogna avere anche un'ottica sempre molto aperta per poter capire certi fatti culturali. E quindi mi piace citare anche diciamo, lo studioso che per primo ha pensato questo collegamento e l'ha esposto in maniera anche molto efficace in diversi suoi studi. Si tratta di Ferruccio Bertini, che per la prima volta ha parlato di questo collegamento in un suo lavoro sulla favola antica. È un convegno sulla favolistica latina in distici elegiaci che si è tenuto ad Assisi negli anni 90. E appunto Ferruccio Bertini scrive: la favola di animali ha ancora oggi un'importanza enorme per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, ma un capitolo ancora tutto da scrivere è infatti quello dei fumetti. Topolino non è altro che la favola di Esopo e di Fedro trasferita in fumetto, dopo essere passata attraverso l'esperienza della poesia epica medievale. Questo trasferimento talvolta è di evidenza macroscopica, nel senso che Sora Volpe, Compar Orso ed Ezechiele Lupo, per citare solo i più celebri, altro non sono che l'ultima metamorfosi dei vari Renard, Brun e Isengrin dell'epica animale del Medioevo. Alcuni fumetti, dunque, sono le odierne favole di animali e godono della possibilità di essere divulgati grazie a un nuovo mezzo espressivo che è il cinema. Ora, queste parole così, diciamo, illuminanti, in un momento, ripeto, gli anni 90, in cui ancora non erano chiare queste dinamiche culturali, anche a livello scientifico, mi consentono anche di osservare come sempre nel Medioevo risieda comunque quel collegamento, anche proprio dal punto di vista visivo dell'immagine grafico, che ci consente di accostare i comics, le strisce di Disney a quella che è la favola antica. Allora io, molto così sinteticamente, volevo farvi vedere qualche immagine di manoscritti medievali che dimostra come l'uso di illustrare la favola di animali per strisce, cioè affiancando delle scenette narrative consecutive, non fosse una trovata di Walt Disney, ma in realtà risalisse ai monaci medievali già a partire dal X-XI secolo. Per esempio, Potremmo
Potete vedere, purtroppo il manoscritto è in bianco e nero, è seppiato come colore, quindi spero che riusciate più o meno a vedere qualcosa, ma se aguzzate un pochino la vista, vedete che nel margine di questo foglio, alla mia destra, in alto, trovate per esempio l'accostamento di due vignette di una medesima favola che vede protagonista un topo e un leone. Il topo catturato dal leone, il quale lo libera, il topo alla fine riuscirà a rendere, diciamo, il favore al leone quando riuscirà a rosicchiare la fune che terrà prigioniero alla fine il leone. Questo è un manoscritto che oggi è conservato nella Biblioteca Universitaria di Leida e che risale all'XI secolo. Sempre dello stesso manoscritto fa parte quest'altra immagine. Vedete, le illustrazioni sono inserite in maniera abbastanza disordinata in mezzo al testo. Però potete vedere come questo monaco dell'XI secolo, Ademario di Chabannes, abbia applicato proprio quella che poi di fatto è la tecnica narrativa in successione. Molto brevemente vi illustro ancora questa immagine. Se riuscite a vedere, le prime vignette in alto sono tutte illustrazioni di una medesima favola che ha come protagonista il serpente che nell'iconografia classica e nell'immaginario classico spesso viene associato al draco, draconis. Ma questo è un manoscritto del XIII secolo, vedete l'illustrazione è più elaborata, più accurata, è un manoscritto conservato a Bologna che descrive, illustra le favole di Gualtiero Anglico, ma anche qui troviamo questa successione iconografica di un medesimo racconto, con una potenza visiva che effettivamente doveva incidere sul lettore in maniera da fargli rimanere impresse le immagini. In alcuni casi, non ce li ho qua, ci sono anche manoscritti che hanno il fumetto proprio sopra, purtroppo non sono riuscita a recuperarvele, ma hanno le parole che escono dai protagonisti, dalla bocca dei protagonisti. Ecco, questo per farvi capire come il collegamento tra l'antichità e spesso il mondo moderno e contemporaneo sia fatto anche di oggetti materiali, cioè di una continuità non solo, diciamo, intangibile, ma anche talvolta si concretizzi in manufatti che sono concreti e quindi come ci siano delle tappe che dei fenomeni culturali che si manifestano nel tempo attraverso delle tappe anche concrete della storia della cultura. Non voglio rubare altro tempo al professor Giorello, a cui do con grande piacere la parola, per approfondire quella che è appunto la filosofia di Topolino e quelli che sono gli aspetti più legati al mondo della contemporaneità. Grazie, professore. In questo, vero? Proprio avanti. Sì. Intanto, care amiche e cari amici, buonasera a tutti, grazie di essere qui. E questa è la prima cosa. E io poi torno sempre a Genova con grandissimo piacere perché la mia famiglia dal lato paterno era genovese, quindi viene da queste colline che sono sopra Genova. E poi l'argomento è un argomento che io trovo affascinante. Come prende la parola l'animale, anche in uno delle epopee, possiamo dire così, più ricche che ci sono state nel Novecento, alludo al lavoro
dell'equipe coordinata da Walter Elias Disney, che è stato un lavoro enorme che ci ha regalato quei personaggi che noi abbiamo conosciuto prima dal fumetto, poi dal cinema, poi anche dalla televisione. E sono delle figure che giustamente qui sono state affiancate alle figure classiche delle favole di Esopo e quelle di Fedro, perché si può proprio ricostruire con molta pazienza. È stato fatto da una giovane ricercatrice molto brava che si chiama Erika Gallesi, per un libro pubblicato dalle edizioni Mimesis. Si può ricostruire proprio quanto di classico in Walt Disney sia, non dico rimasto, ma sia presente e volutamente sottolineato, di più che in altre storie in cui gli animali parlano, anche lì agiscono, pensano, fanno un mucchio di belle cose. Ma lo schema disneyano si è dimostrato estremamente elastico proprio nel saper cogliere spunti che vengono da Esopo, da Fedro, tante volte dalla commedia classica, tante volte dagli autori latini. Insomma, Walt Disney ha fatto rivivere anche la classicità in questo, e non soltanto grandi tradizioni del folklore europeo, come la stessa storia di Pinocchio sta a dimostrare. La cosa che più colpisce a prima vista, quando uno sfoglia i fumetti targati Disney, si tratti di Topolino, di Paperino, di Fratel Coniglietto, di un mucchio di altri personaggi, è, come dire, la capacità proprio di dare un carattere a queste figure. Cioè, non rappresentano soltanto la loro specie o il loro genere, raccontano se stessi. Sono personaggi che hanno uno spessore culturale, una storia ben precisa, un ambiente, e in questo si sanno muovere con estrema naturalezza. Non so, quando in una delle vecchie storie, che si chiamavano le storie dello zio Remo, che erano dedicate a Fratel Coniglietto, quando Fratel Coniglietto va a sfidare una strega pericolosa e cattiva, passeggia nella boscaglia. Ad un certo punto vede una lastra di marmo dove sono effigiati dei grandi eroi della guerra civile americana, della guerra di secessione. Andiamo a vederli più da vicino. Questi eroi sono il generale Lee e i grandi comandanti dell'armata sudista. Quindi quello è un ottimo esempio di come la costruzione disneyana riesce a inserirsi in una realtà che riteneva particolarmente interessante, la realtà degli stati del sud, gli stati che vennero fuori duramente sconfitti dalla guerra civile. Questo è solo un esempio, ma se ne potrebbero fare molti altri, a cominciare da Topolino. Topolino esordisce come un ragazzotto di campagna, certo è un topo, il suo principale nemico è un gatto, non c'è da stupirsi. Si chiama il gatto Nip, per chi è interessato ai particolari. Ma Topolino riesce a eludere questo gattaccio che gli dà fastidio nella fattoria di campagna, somministrandoci un succo di un'erba, la nepeta gattaria o cataria, che, come dice una traduzione italiana d'epoca,
un sorso di nepeta del gatto il cuore allieta. E così siamo contenti tutti. Ma Topolino non resta un ragazzo di campagna. Topolino ben presto, diciamo quando sviluppa la sua carriera come figura portante dei fumetti Disney, diventa un topo di città. È un topo che conosce bene il mondo in cui vive, che sfida dei terribili criminali, il famoso Phantom Blot, macchia nera, per noi che l'abbiamo letto nelle versioni italiane degli Albi d'Oro di Mondadori. Prima ancora sconfigge la banda dei piombatori, cioè una, come dire, sottilissima banda sofisticata che si nasconde dietro un improvvido idraulico che si chiama Giuseppe Tubi. Addirittura sfida i fantasmi che pervadono la dimora di un colonnello di quelli vecchio stampo. Questi fantasmi non sono fantasmi, sono dei contrabbandieri che hanno usato il trucco di travestirsi da fantasmi per avere il campo libero. In Topolino giornalista, che è una delle, secondo me, più belle vicende narrate negli anni 30 e disegnate in modo meraviglioso da Floyd Gottfredson, con uno staff di sceneggiatori di vaglia, ecco, in Topolino giornalista, Topolino riesce a scoprire come la stampa libera in America abbia sempre più difficoltà, come il nemico numero uno, il gattaccio, è diventato sempre più grosso e potente, adesso si chiama gamba di legno, e questo non è soltanto un semplice ladro, un semplice criminale, è il capo di una mafia che con una serie di corruzioni molto pesanti controlla le leve principali della vita pubblica. E quindi quella che Topolino fa è una battaglia per la libertà di stampa, estremamente coraggiosa, che Topolino combatte con tutti i mezzi, anche quelli che non sono leciti, per esempio intrufolandosi di soppiatto nella casa di Gamba di Legno e rubandogli dei documenti, ma l'importante è che alla fine il cattivo venga smascherato. Come spesso accade, il cattivo viene smascherato. La parte criminale della città viene pubblicamente riconosciuta, ma fa tempo Gamba di Legno a scappare, e se non scappasse Topolino perderebbe uno dei suoi antagonisti più marcati, non solo per il fisico, che con il Gamba di Legno è potente, ma anche per l'ostinazione nel cercare di trarre profitto da crimini di ogni genere. Queste sono le storie di Topolino che noi abbiamo conosciuto. Io le ho conosciute in seconda versione, quando venivano ristampate già dagli Albi d'Oro mondadoriani negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Ma anche precedentemente Topolino circolava in Italia, anche se con qualche perplessità da parte della censura del regime fascista, e io non ho difficoltà a capire perché ci fosse questa perplessità, perché Topolino aveva la tendenza a mettere in piazza quello che non funziona e quindi a usare le armi della denuncia pubblica per cercare di costruire una società migliore. Topolino è un pragmatista da questo punto di vista, non è un filosofo dottrinario. Certo, è un pragmatista
che potremmo dire deve essersi letto da qualche parte delle opere politiche del poeta John Milton, quello che diceva: datemi la libertà di stampa, senza di questa ogni altra libertà viene meno, tanto per dire. Ma Topolino era uno attento appunto a quelli che erano i problemi del suo paese, gli Stati Uniti d'America, in un momento di difficile transizione. L'America di Topolino è l'America che comincia con la grande crisi del 29, che vede la progressiva e faticosa ricostruzione, assiste anche agli scontri tra stati che se la sono cavata meglio di altri rispetto agli stati più poveri, e alla fine si trova instradata su quel cammino che porterà gli Stati Uniti all'intervento militare della Seconda Guerra Mondiale contro l'espansionismo giapponese, da una parte, contro altre situazioni, in particolare i regimi nazisti e fascisti di Germania e d'Italia. Quindi Topolino è questo democratico, è un democratico sincero sotto questo profilo, che sembra credere alle sue scelte di fondo. La cosa importante è che, al contrario di come intitolava un libro, un fumetto degli Albi d'Oro, Topolino vince sempre, Topolino non vince sempre. O spesso le sue vittorie sono parziali, per esempio il cattivo per antonomasia gli sfugge, oppure viene sconfitto. E questo è un elemento che non va dimenticato. Se nel Topolino degli anni 30 Topolino è molto ottimista e nonostante tutto riesce a far prevalere quella che ritiene la sua giusta impostazione, man mano che passano i tempi i giochi si fanno più complessi e la situazione in cui Topolino e i suoi collaboratori si trovano a essere coinvolti è una situazione ricca di ambiguità, ricca anche di momenti in cui non è sempre facile capire chi è il buono o chi è il cattivo. E soprattutto ci sono dei buoni, tra virgolette, che in realtà si rivelano alla fine più cattivi dei peggiori cattivi che potevamo immaginarci. Ma voglio dire, la cosa interessante di Topolino and Company è che non c'è solo lo topolino come animale parlante e pensante insieme, ma ce ne sono molti altri. Valga per citare per tutti Donald Duck, più noto come Paperino, Paolino Paperino per essere precisi, il quale poi perderà il Paolino per strada e resterà semplicemente Te Paperino, che all'inizio è un comprimario di Topolino, un aiutante, come è un aiutante uno strano asino che è molto però umanizzato, si chiama Orazio, non privo di una sua saggezza, di buon senso comune, il quale è il partner di Topolino nelle prime grandi avventure. Ma se quando uno tratta di Topolino non può che tenere presente quello che è il vero doppio di Topolino. All'inizio personaggio laterale, capace di qualche piccola gag e basta, Goofy, cioè Pippo, il quale diventa veramente la spalla di Topolino nelle più interessanti avventure che il nostro topo si trova ad affrontare. E poi, questo è un altro tratto curioso
della favola di Topolino, ci sono molti altri animali che restano animali nel senso stretto del termine. Non parlano, magari pensano, ma non sono capaci di quei discorsi in cui Topolino e la fidanzata Minnie, Pippo, Orazio, Clarabella e poi i paperi sono capaci invece di intavolare. Quindi ci sono gli animali non parlanti con i quali il rapporto di Topolino è molto complicato e talvolta piuttosto ambiguo. E questo direi per una serie di ragioni narrative. Per esempio, questo è un esempio del 1957, sempre inventato da Floyd Gottferson. Minnie, ho saputo che Pippo partecipa alla caccia alla volpe. Quindi sono animali che restano cacciati, come il terribile Renard di cui si diceva prima. Topolino dice, beh, andiamo a vedere. Ecco, Pippo sta arrivando a cavallo, vestito da cacciatore re di volpe, soltanto che la situazione è invertita. Davanti c'è Pippo sul cavallo che scappa e una volpe estremamente combattiva che lo insegue. Topolino, credevo che fossi tu a dare la caccia a questo animale. Pippo, sempre fuggendo, non dirlo a me, dillo a lei, cioè dillo alla volpe. Ce ne sono altre di queste situazioni. Queste situazioni sono situazioni che talvolta cercano di smontare un cliché che noi abbiamo dell'animale, un luogo comune. Pippo e Topolino vanno per esempio allo zoo, vedono una iena ridens. Topolino scorge che Pippo, in modo furtivo, dà del cibo alla iena. Ma cosa fai? Risposta di Pippo. Ma tutti danno da mangiare gli animali più carini. Nessuno a questa povera iena. Topolino la guarda un po' e vede che la iena all'improvviso scoppia in lacrime. Ma non era una iena ridens? Spiegazione di Pippo. Sì, piange, ma dalla gioia. Ecco, sono sempre questo tipo di rovesciamenti che Pippo e Topolino sono capaci di operare. E questo ha degli aspetti che permette di legare i nostri personaggi proprio alle vicissitudini del paese in cui sono nati e che è il paese che rappresentano. È non di facile reperimento, per esempio, una strip molto breve, disegnata da uno sceneggiatore e disegnatore che si chiama Billy Wright, in cui si vedono Topolino e Paperino che litigano. Fin qui, che ci sia una rivalità tra Paperino e Topolino è cosa nota. Solo che curiosamente hanno tutte e due in testa un elmetto militare. Anno 1943. Dove si trovano? Evidentemente in Australia, perché Topolino difende un piccolo cucciolo di canguro che invece Paperino vorrebbe catturare. Come finisce la vicenda? Beh, compare la mamma del canguro, la quale mette nella sua tasca sul ventre, che è piuttosto capace, tanto Paperino con l'elmetto quanto il suo cucciolotto. Fine di questa brevissima strip che fu pubblicata da un settimanale femminile australiano, The Australian Women's Weekly, ed è un elemento anche questo interessante.
Era un atto di solidarietà della Disney nei confronti dell'Australia e in generale i paesi del Commonwealth ormai coinvolti in pieno nel secondo conflitto mondiale. E ce ne sono altre di situazioni. Si trovano queste situazioni in strip che sono le cosiddette strip brevi, quelle che sono dette anche autoconclusive, 3 immagini, massimo 4, dove il lettore, attenzione, il lettore adulto, perché Topolino e Affini venivano pubblicati su quotidiani o su settimanali dedicati al pubblico generale e non ai ragazzi. E per esempio, Topolino esce fuori dal planetario, ha con sé il nipotino, guarda la notte stellata e dà nome a tutte le stelle che gli vengono in mente. Il nipotino, come sei bravo? E lui risponde, sai caro, è tutta questione di memoria. Ultima scenetta, a cena, a tavola, Topolino e il nipote mangiano pane secco e una esile fettina di salame, perché Topolino si è dimenticato di fare la spesa. Quindi anche la memoria di Topolino ha i suoi difetti. Ne potremmo citare molte altre di queste storie brevi, che sono state per la maggior parte inventate da Floyd Gottfredson e poi magari terminate, riaggiustate da altri validi collaboratori. Me ne limito a 2 sole perché sono secondo me significative. Una, 1957, vede Pippo che corre con Topolino che gli dice, ma dove stai andando? Ah, il signor Serraglio, direttore dello zoo, mi ha incaricato di portargli un giovane orso. Topolino fa, ma sei ben sicuro di quello che stai facendo? Più tardi, passato qualche oretta, si vedono 2 orsi che camminano, che hanno un palo. A questo palo è stato legato Pippo, catturato dagli orsi medesimi. E commento di Pippo, vai tranquillo, sto cominciando a conquistare la loro fiducia. Gli orsi si vede che piacevano molto in questo tipo di storie. Ad un certo punto, per esempio, sempre 1957, Topolino telefona a Pippo e dice, siamo sotto le feste, saresti così gentile di andare a prendermi un orso per il compleanno di mio nipote? Dopo Pippo dice, sì sì, lo faccio, ma non rispondi più al telefono. Topolino è preoccupato, si reca a casa di Pippo, apre la porta, vede che c'è un enorme orso dentro la stanza principale. Pippo si è arrampicato su una grossa pendola e Topolino gli dice, ma io intendevo un orso giocattolino. E Pippo, me lo dici proprio adesso? Ecco, sono appunto le storie della quotidianità queste, che sono diverse dalle storie delle grandi avventure. Disney ci ha regalato le une e le altre. Nelle storie della quotidianità ci sono tutti quei comprimari che ci fanno capire che Topolino e Pippo non sono soli, sono parte di una famiglia estesa di animali dotata di parola e di pensiero che può permettersi il lusso di possedere anche altri animali che invece non hanno il dono della parola. Curioso paradosso. D'altra parte, chi ha letto qualche storia degli anni 50 di Paperino e dei 3 nipotini, quelle riscritte
dall'originale Paperino nella saga dei paperi creata da Karl Barks, che è tra l'altro l'inventore della personificazione del capitalismo intelligente, cioè Paperon de Paperoni, chi ha letto questa storia vedrà che qualche volta sotto Natale o probabilmente il giorno del ringraziamento per gli americani, Paperino e i suoi tre nipotini mangiano un tacchino. Ora, che ci sono dei paperi che mangiano un tacchino è quasi cannibalismo, voi vi rendete conto che è una situazione tipicamente cannibalica. Poi dopo le cose cambieranno, la Walt Disney elimina la carne dalle diete dei suoi eroi e quindi questi sono condannati a mangiare delle, peraltro, piacevoli verdure. Ma questi cambiamenti non sono così, come potrei dire, innocenti, perché ogni volta che un cambiamento di questo genere viene introdotto nei fumetti di Topolino e soci o di Paperino e soci, viene introdotto perché è stato pensato a lungo. E appunto in questo ripensamento c'è un aspetto che vale la pena di sottolineare potentemente, e cioè che Topolino mantiene le sue orecchie scure da topo, queste qua insomma, no? Mantiene il codino che viene fuori da dei calzoncini corti, ma quando poi veste più da borghese il codino non si vede più. Quanto ai paperi, hanno un abbigliamento che è particolarmente curioso, perché Paperino ha di solito una giacchetta da marinaio, Paperon de Paperoni ha il tipico vestito del capitalista con l'immancabile cilindro. I Paperini hanno le loro giacchette quando non indossano la divisa delle terribili giovani marmotte, insomma ne fanno di tutte. Ma la cosa curiosa è che in realtà sono vestiti fino a metà, perché la seconda parte, la parte inferiore di questi personaggi della saga dei Paperi, sono semplicemente degli insiemi papereschi di piume e da queste noi non intuiamo ovviamente il sesso di questi animali, ma li prendiamo come se fossero vestiti completamente. E sono appunto questi paradossi che ci fanno capire perché ad un certo punto, ma in modo graduale, non in un modo traumatico, Topolino, Paperino e soci hanno sempre di più cominciato ad umanizzarsi. Non hanno perduto gli aspetti della caricatura dell'animale, ma si comportano sempre di più come dei borghesi di campagna o di città, soprattutto di città, presumibilmente nell'ovest americano. Ecco che appunto Topolino è in casa, si sente annoiato, arriva la telefonata del commissario Basettoni che dice: stai attento, c'è un pericoloso criminale, un fantasma che veste tutto di nero. E qui inizia una delle più belle storie di Topolino, che è appunto il mistero di Macchia Nera. In un'altra storia Topolino torna a casa dopo l'ennesima avventura, arriva di fronte a casa sua e scopre che casa sua è occupata da una copia di se stesso, cioè un altro Topolino. E allora lui ci domanda: ma chi è il vero Topolino, io o quello là? E viene in gioco tutto il problema dell'identità personale. Come vedete, i temi che Topolino umanizzato viene trattando sono sempre di più temi che riguardano
Da una parte certo il nostro rapporto con il mondo animale, dall'altra parte riguardano i nostri rapporti con entità nuove. Quante volte, per esempio, Topolino va nei cieli su una sorta di piatto volante e incontra degli extraterrestri con degli strani gusti, una bellissima conquistatrice di questa razza che viene dalle stelle, si innamora niente di meno di Pippo, che ritiene bellissimo, ecco. E poi queste entità talvolta sono davvero sfuggenti, proprio perché il rapporto che si deve istituire è difficile, complicato, io credo, proprio dal fatto che il topo, il papero e altri della compagnia hanno il dono del linguaggio, sono capaci di parlare, di esprimersi in un inglese decente e in questo possono interagire con i comuni mortali. Possono interagire con i comuni mortali anche in modi drammatici, ma comunque in modi sempre costruttivi e interessanti. Io vorrei finire, tenendo d'occhio l'orologio, con una delle storie di Topolino e gli animali che più mi è piaciuta. È una storia, anche questa degli anni 50, più precisamente il 53-54, in cui Topolino viene convocato da un improbabile zio che lavora a un'università che si chiama l'Università L'Insipienza. Gli amici di Roma non si secchino per questa irriverenza dei traduttori. E questo zio gli affida un suo caro amico e collega da accudire mentre lui va in Africa. L'amato collega da accudire ha una caratteristica: non è esattamente un animale parlante, è un enorme gorilla, il quale peraltro è capace di grandi performance sportive. Nei momenti di relax scrive articoli di meccanica quantistica. È un prodigio, è un vanto dei college locali, quindi non è un gorilla qualunque, ma gorilla è. Non parla. E come può capitare ogni buon gorilla, gli piacciono le gorille. Questo mi sembra ragionevole. Andando una volta con Topolino allo zoo, vede una gorilla in gabbia che è corteggiata da un gorilla molto primitivo e il nostro si innervosisce, con forza apre la gabbia, entra dentro, prende il concorrente primitivo, lo carica di sberle e lo fa scappare. È vero che qui siamo in un grande omaggio che gli sceneggiatori della Disney, il disegnatore è sempre il Gottfredson, hanno dedicato a uno dei territori più interessanti della cultura, potremmo dire, dell'Ottocento come origine e del Novecento come dibattiti, cioè il nostro topo che si tiene il gorilla in casa e lo segue nelle sue lotte per la conquista della femmina particolarmente conturbante, è un personaggio che dovrebbe avere un distintivo attaccato qui con scritto Viva Charles Darwin, perché è un gorilla darwiniano che ha compiuto in tempi rapidi un'importante evoluzione, anche se non ha ancora la parola. Come andrà a finire? Beh, andrà a finire all'inverso di Pietro il Rosso. Pietro il Rosso è un personaggio del 17, di un racconto di Franz Kafka, che è la relazione tenuta da Pietro il Rosso, che è uno scimmione,
ha una serie di professoroni in cui spiega come è diventato umano, ed è diventato umano perché ha avuto la parola. Invece, al contrario di Pietro Rosso, il nostro gorilla, che si chiama Cirillo nelle versioni italiane, è regredito alla condizione animalesca, per cui lotta per la femmina, vince le sue lotte, è considerato una forma di barbaro ormai, un traditore di tutto l'investimento che ha fatto su di lui la sua università dell'insipienza, ma come spesso in Topolino c'è un finale apparentemente lieto. Topolino si accorgerà che lo zoo sta bruciando, libererà Cirillo mette in salvo quella che vorrebbe essere la sua compagna e poi, con la placidità di un Noè dei nostri tempi, a coppie salva tutti gli animali lì dello zoo. Quindi fa un'opera meritoria, ritorna a diventare un eroe, ma non ne può più del mondo civilizzato degli Stati Uniti. Topolino lo saluterà quando, insieme alla sua consorte, si imbarca per l'Africa e torna al paese delle sue origini. Fine di questa storia. Che però, anche questa è una cosa non banale da dire, nelle storie di Topolino non c'era sempre il taglio inizio e fine. La storia continuava con alcune vignette di raccordo per introdurre la nuova grande avventura. E ad un certo punto, in questa vignette di raccordo, che normalmente nelle versioni italiane sono tagliate, ma che vale la pena di vedere, Topolino si è fatto la fama di una persona capace di ospitare gli animali più strani del mondo, gli portano di tutto. In particolare gli viene regalato un ornitorinco. E qui abbiamo difficile rapporto tra Topolino e il suo ornitorinco, con un po' di anni di anticipo rispetto a quel memorabile, intelligentissimo saggio di Umberto Eco che si intitolava Kant e l'ornitorinco. Soltanto qui non c'è Kant, ma c'è Topolino. Poi ne succedono mille altre, io non voglio appunto annoiarvi con raccontare le mie letture topolinesche, però c'è una, forse non dico una morale da trarre da tutto questo, però visto che, come si diceva prima, le favole servivano per indicare una certa morale, resta il fatto che Topolino insegna comunque una tolleranza del diverso e un tentativo di comprensione di forme di vita che a prima vista noi scarteremmo come aliene, che è eccezionale per gli anni in cui viene disegnato. Io credo che sia eccezionale ancora oggi, specialmente in questa nostra Europa che è di fronte a scelte così difficili e talvolta presenta proprio quelle pseudo soluzioni di intolleranza, che Topolino si batte con coraggio insieme ai suoi amici per cercare di fermare. La migliore frase elogiativa di Topolino, secondo me, l'ha fatta un grandissimo scienziato evoluzionista, visto che abbiamo parlato proprio dell'evoluzione dei primati superiori, che suona così: speriamo di restare sempre giovani ma saggi come te, o Topolino. Firmato Stephen Jay Gould, uno appunto delle personalità più importanti della ripresa del dibattito sull'evoluzione darwiniana del nostro Novecento. Grazie.
Grazie, professor Giorello. Per questo.